Intervento di Renato Baron, del 1 novembre 2000, presso il Monte di Cristo di San Martino di Schio. Tutte le sorelle con queste esperienze capiamo sempre di più e diventiamo sempre più consapevoli della nostra realtà, della realtà umana, ma della realtà di Dio. Ecco, credo che Dio, nel suo infinito amore e grande amore, ci abbia aiutato e ci vuole aiutare sempre, anche dopo questa vita. Non poteva fare un regalo così più grande di creare questo purgatorio. Fratelli, altrimenti sarebbe finita per noi qui, con i nostri peccati, con le nostre ignominie, ma lì c'è una possibilità di purificarsi. Prima di salire al cielo c'è possibilità, e Dio ha creato questo luogo che è una grazia per noi, una grazia poter entrarci per poi abbracciare il cuore di Dio per sempre. E sono esperienze che dobbiamo tenere presente, dobbiamo scrivere, dobbiamo far conoscere proprio in questi anni, in questo mondo, in questo tempo in cui noi ci lamentiamo di tante sofferenze, di tante calamità, e proprio possiamo dire che queste sofferenze e calamità invece ci aiuteranno alla purificazione, cioè ci aiutano a purificarci. Noi ci purifichiamo anche attraverso questa vita. Basterà che accettiamo, che offriamo, senza battere i piedi, senza bestemmiare, ma ringraziando il Signore. I segni dei tempi sono questi: molta sofferenza, molte calamità, perché molti sono i peccati e tanti sono gli errori degli uomini. E allora accettiamo anche le sofferenze di questo mondo. Ma come dico, Dio è stato grandemente buono. Ci ha creato un posto prima del salire in paradiso. Infatti credo che nessuno potrà entrare in quel luogo del suo cuore benedetto senza la purificazione. Cioè dobbiamo essere trasparenti, limpidi. Non ci deve essere ombra di peccato in noi. Noi che siamo pieni di peccato. E allora questo luogo è il luogo della purificazione. Fa impressione, le anime che sono dentro sono, non sappiamo il numero, milioni, milioni, che aspettano, che entrano ogni istante, e sono accolte da questo luogo, che è un luogo che non si capisce cosa sentono, cosa vedono, però si capisce una cosa: nella sofferenza dentro di loro è grande, una sofferenza immensa dentro di loro, una sofferenza spirituale. No, non c'è fuoco in quel purgatorio, ma c'è una sofferenza dentro che li fa scoppiare. Vorrebbero tornare indietro, non possono, vorrebbero pregare per loro, non possono. Aspettano solo la nostra preghiera, il nostro aiuto e la misericordia di Dio. Da lì si esce certamente, è l'anticamera del paradiso. Ecco perché è una grazia di Dio, perché da lì si esce purificati. Tanti forse non hanno il dovere, non hanno il bisogno di passare per questo luogo, perché sono già purificati qui in questa terra. Noi, se ci toccherà passare per quel luogo, ecco, preghiamo il Signore che ci liberi presto, ma offriamo in questo momento, in questi giorni, in questo tempo che siamo qui, tutte le nostre preghiere, le nostre sofferenze, perché liberare le anime del purgatorio vuol dire poi liberare anche noi. Le anime ci aiutano, non possono più pregare per loro, ma pregano per noi, e ci aiutano, e come ci aiutano. Ecco, difficile poter fermarci stasera a ricordare tutto quello che è stato. Non è possibile. Ci vuole un po' di calma, un po' di tempo. Bisogna scrivere queste cose. Bisogna aiutarci a poter viverle e riviverle per poter farle rivivere poi gli altri. Non è possibile altrimenti. Ma quello che si può dire da questo luogo, si può dire a tutta l'umanità: pentitevi, credete, perché il tempo arriva, e arriva presto. Il nostro
tempo della purificazione. Pentitevi e credete a queste cose, credete in Dio. Ne vale veramente la pena, perché l'eternità è per sempre. E la nostra parola che dobbiamo non dimenticare mai è l'eternità. Intervento di Renato Baron del 23 novembre 2000 presso gli studi di Radio Colbe Sat. Seconda parte. Quando questa volta la Madonna è apparsa in questo ultimo primo novembre, che sono passati ormai pochi 20-23 giorni, pensate, questa visione, un'altra cosa nuova che la Madonna fa vedere, una cosa nuova ancora che non abbiamo mai visto, cioè ce la fa sapere, perché vuoi che anche noi sappiamo le cose e godiamo. Cos'è questo purgatorio? Perché questo purgatorio? Perché, pensiamo, e dice la Madonna, non potrebbe essere stato soltanto il paradiso e l'inferno? Cioè, il Vangelo infatti ce lo dice, molte volte parla, ecco, saranno accettati questi e saranno detti, venite nel regno mio voi che siete stati quelli che hanno creduto, che mi avete amato, che mi avete soccorso, mi avete dato un bicchiere d'acqua, mi avete trovato incarcerato, mi avete trovato nudo, mi avete vestito. Il Signore parla con questo parlare, parla anche poi via da me, voi maledetti nel fuoco eterno dell'inferno. Allora non potrebbe esistere soltanto l'inferno e soltanto il paradiso. Gesù in fondo parla di queste due parti, parla di un paradiso, di una salvezza, e parla di un posto di inferno, un posto di fuoco, dove le anime cadranno lì e saranno bruciate continuamente, senza bruciarsi, ma saranno in questo grande fuoco. Ma la realtà allora del purgatorio che cos'è? La realtà del purgatorio che la Madonna vi porta a vedere è una realtà che esiste. Allora Dio non ha voluto solo farsi sentire, ecco, così, sì, ha fatto queste due affermazioni, o paradiso o inferno, ma è una grande grazia, dice la Madonna, una grande grazia che Dio ha dato ancora una volta a questi nostri fratelli e a tutti noi che siamo vissuti in questo mondo e che vivranno in questo mondo, quelli che verranno, e avranno questa grande grazia di Dio. C'è una via di mezzo, il purgatorio è una via di mezzo. Non è né inferno né paradiso, però anela al paradiso, cioè guarda verso la parte migliore, prepara la parte migliore. Noi dobbiamo essere purificati perché il paradiso è purificato, perché il paradiso è vergine, perché il paradiso non è inquinato, perché il paradiso è Dio. Allora noi che abbiamo questa grande grazia, dice la Madonna, dovete ringraziare Dio. Sì, perché errori ne facciamo tutti i giorni, fratelli. Allora noi dovremmo cadere all'inferno, perché se non siamo perfetti come Dio non possiamo entrare nel suo regno. No, Dio ha voluto che ci fosse un altro luogo, ed è una grande sua grazia, un luogo di purificazione. Beh, non avete potuto purificarvi del tutto nella terra, non siete stati santi del tutto nella terra, ma vi do ancora un'altra possibilità, che è sempre attraverso la sofferenza, perché lui ci la insegna attraverso la croce, ci la insegna attraverso la donazione. E non poteva essere che così, però questo luogo è un luogo benedetto da Dio, è un luogo creato da Dio, appositamente perché le anime possano bruciare quell'odore cattivo che è rimasto e raccolto nella terra, per poter portare il profumo verso il cielo, il profumo della bellezza, della santità e della purezza. E Dio ci ha dato questa possibilità. La Madonna in questo primo del novembre, del mese di novembre di quest'anno, lo calca questo nelle sue parole, lo fa capire. È una grande grazia di Dio, vi ha dato questa possibilità. Ringraziate sempre il Signore, altrimenti sarebbe stato solo o condanna o la pietà di Dio che vi ha guariti, vi ha portati in cielo. Ecco, Dio non può non vedere le nostre bellezze, la nostra carità. Dio tiene conto di tutto, ma non può scappare agli occhi di Dio quelle ignominie, quelle cadute, anche per la disgrazia della sofferenza umana, ma forse anche della fragilità umana che commettiamo tutti i giorni. Dio le sa e le vede,
Ma certo che nel suo regno, nel suo paradiso non si entra se non siamo puliti come lui, se non siamo liberi come lui, se non siamo celestiali come lui, pieni di luce, perché siamo stati creati da lui, siamo stati creati di lui, di lui, siamo fatti di lui. Ecco, allora la luce purissima che vediamo, la morte che vediamo, incontriamo Gesù, incontriamo Dio, quella luce purissima che poi non vediamo perché andiamo a purificarci, la vedremo quando torneremo supurificati nel paradiso. E quindi Dio concede in quel giorno molte grazie, molta grazia, e molte anime dei nostri defunti salgono al cielo. Però, fratelli, bisogna dire qui una cosa, e questo ci rammarica molto: la Madonna fa capire, fa vedere quante anime sono abbandonate, nessuno prega per loro. Sì, la Chiesa tutta prega per queste, certo, ma non tutti noi preghiamo per queste. Molte volte sono nostri parenti, sono nostri genitori, sono nostri fratelli, sono parenti stretti, sono nostri figli, e non ci ricordiamo di portare un fiore al cimitero, che è bello anche questo, ma non è sufficiente. Ci ricordiamo di ricordarle le persone con una fotografia in casa, li mettiamo nel posto dove mangiamo la loro fotografia, per carità, tutte cose belle, ma ci dimentichiamo che sono lì molte volte che hanno bisogno di essere liberati dalla purificazione che stanno eseguendo per la loro salvezza, per la loro entrata in paradiso. Poco si prega per le anime, bisognerebbe pregare di più. Ecco perché quel giorno ci sono molte anime che entrano, sia per concessione di Dio, per grazia di Dio, perché la festa è grande, sia perché le preghiere sono molte, molte preghiere. Ecco allora l'entrata, abbiamo detto, in questo sito continua, come una processione, è segno che siamo un po' tutti peccatori e dobbiamo tutti passare un po' di tempo in quel luogo. E poi le missioni, cioè lo spostarsi verso il centro, verso poi la fine di questo grande sito, di questo grande luogo, dove le anime alzano le braccia, si muovono, fanno gesti e vedono la Madonna che arriva e vorrebbero attaccarsi tutti a quella corona, ma si attaccherà soltanto colui che è pronto, soltanto coloro che sono preparati, che sono purificati, che hanno fatto il loro tempo in quel sito, in quel purgatorio. Ecco allora l'avanzamento, direi, ogni momento c'è un avanzamento di loro. Un avanzamento nei giorni, ma un avanzamento anche nello spazio, che dove esistono, dove sono. È una realtà, le anime sono lì, non sono vanificate, non c'è un nulla quando siamo morti, la nostra anima esiste, la nostra anima è messa in quel luogo. Ecco poi che cosa avviene, che la Madonna il quarto anno fa vedere, che cosa avviene. Avviene che, sì, abbiamo detto, ogni anno la Madonna nelle sue visioni del purgatorio fa vedere qualcosa di nuovo, e dà la visione perché capiamo sempre di più quanta grazia c'è da parte di Dio a queste anime che Lui ama, che Lui ha amato. Ecco allora che la Madonna fa vedere come avviene che questi nostri fratelli defunti abbiano anche la possibilità di qualche momento di refrigerio, di qualche momento di sollievo. Noi sappiamo quando abbiamo un dolore, abbiamo una sofferenza, abbiamo anche, lì si tratta di sofferenza fisica, o se si tratta di sofferenza, scusate, spirituale, non fisica. La nostra molte volte è sofferenza spirituale e fisica, ma sappiamo in tutte e due le nostre sofferenze, in tutti e due i nostri modi di soffrire, quanto ci fa bene una parola, quanto ci fa bene una puntura, qualche volta una iniezione, un calmante, una pastiglia, una medicina, per togliere questo dolore, per togliere, e ci aiuta a dimenticare, ci aiuta qualche volta a tornare noi stessi, a non soffrire più. Così esiste anche una possibilità per le anime del purgatorio. Come fanno a non soffrire più di questa sofferenza? Hanno visto Dio in quel momento, hanno visto la sua luce e poi sono state portate in quel luogo per purificarsi. Ma allora quando vedranno ancora questa luce? E loro non vedono l'ora di vedere questa luce, non possono più vivere senza. Ecco, la Chiesa dice e parla della comunione dei santi, ed è una comunione dei santi quando noi preghiamo. La Madonna lo conferma. Quando voi pregate, quando fate il Santo Rosario per i vostri defunti, quando fate celebrare una Santa Messa, che è la preghiera più bella, più grande, più sublime, più riscattante di tutte le preghiere, e quando voi fate anche la Via Cruci per queste anime del purgatorio, pensate quanto hanno di godimento loro, e quanto
non soffrono più. La Madonna ci dice anche altre cose in questa realtà di questa visione, perché la visione è lunga, la Madonna molte volte ci interviene e parla durante questo viaggio. E dice: quando pregate per i vostri fratelli defunti, pensate che nulla va perduto. La vostra preghiera non va perduta, anzi la vostra preghiera conquista qualcosa di grande, perché i vostri fratelli defunti pregano per voi, pregheranno per voi, faranno di tutto per voi, perché voi non entriate in quel luogo, ma facciate più presto purificarvi, ma entriate in paradiso il più presto possibile. Cioè si raccomanderanno ai santi che vedono e raccomanderanno poi quando saranno un giorno in paradiso, e saranno anche loro a raccomandare noi a Dio direttamente, personalmente, perché li abbiamo ricordati, perché li abbiamo voluto bene, perché ci siamo interessati di loro, anche dopo la loro morte. Pensate quante grazie, quanta grazia è questa. E la Madonna conferma questo: sì, si ricorderanno di voi quando voi ne avete bisogno veramente e perché li avete aiutati. Loro non possono più pregare per loro, pensate. I morti non possono più pregare per loro. È finito il loro tempo della preghiera, è finito il loro tempo della penitenza, è finito il loro tempo del perdono, è finito tutto. È stato concesso da Dio molti anni e sono passati così qualche volta inutilmente. Qualche volta invece si sono arricchiti della grazia, della carità, della preghiera, dell'aiutare gli altri, della comunione con gli altri, e quindi si è formato dentro di noi, intorno a noi, una luce beatissima ancora finché siamo al mondo, siamo vivi, per prepararci poi al grande contatto con Dio, della luce di Dio. Ecco, quando non avviene questo, allora dobbiamo purificare i nostri corpi, le nostre anime, purificarle in questo luogo che la Madonna ha fatto vedere. Ecco allora che una grande grazia è quella della preghiera per loro, concessa ancora da Dio, perché Dio concede che la preghiera nostra sia accolta e sia, non vada perduta per i nostri defunti, ma sia anche accumulata per grazia, per il loro bene, per la loro santificazione, perché quando entrano in cielo sono santificati. Ecco, anche lì la Madonna la godremo tutti i giorni. Pensate il grande potere di Maria di essere in cielo e essere in terra, di essere presente in ogni luogo dove si prega, ma soprattutto di essere presente in quel sito, in quel luogo dove milioni di anime vivono la loro vita spirituale ultima, cioè diremo quella dopo la vita mortale di questa terra, e la vita che incomincia già nell'eternità, incominciata dal giorno della morte, eternità. Quindi sono già nell'eterno, e la Madonna li segue giornalmente. E attenta, quando sa e quando vede che sono pronti per salire, perché sono purificati, lei con la sua corona scende e fa vedere, e questo lo fa vedere lei, e prende la sua corona, e queste anime si attaccano alla sua corona, si attaccano in modo spirituale, non so come, ma lei gli fa vedere che te li alza, li porta su verso il cielo. Sono miei figli, sono tutti miei figli, siete tutti miei figli. La Madonna è madre non solo dei cristiani cattolici, ma madre di tutti gli ortodossi, di tutte le altre religioni, di tutte le altre sette, la madre è lei. Certo che c'è una sofferenza in lei quando vede che i suoi figli non sono come tutti, non sono tutti nella stessa fede, non sono tutti nella stessa maniera di pregare, oppure sono lontani dalla realtà di Dio. Questa soffre certamente, ma che lei non smetta un attimo di esserci madre, questa è una realtà. Ecco perché fa vedere che anche fino all'ultimo momento nel purgatorio lei è attenta a queste anime. Ecco, soffre con loro perché loro soffrono. Certo, non dovevano soffrire, perché se avessero ascoltato i suoi messaggi, avessero ascoltato il Vangelo, avessero ascoltato il Papa, i sacerdoti, la Chiesa, non sarebbe successo che dovrebbero essere stati portati in quel sito, in quel purgatorio, per purificarsi. E così succederà anche a noi. Se non ascoltiamo, se non faremo tutto secondo il comandamento di Dio, ma se consapevolmente sbaglieremo e vorremmo perseguitare e perseguire in questo sbaglio, allora vuol dire che anche noi, ecco, saremmo costretti a fare questi anni, questi secoli di purgatorio. Saranno molti secoli, saranno forse millenni, ma lì ci sono gli antenati dentro in questo sito, ci sono degli antenati che aspettano di uscire.
Ecco, starà a noi fratelli ricordarsi di questi nostri fratelli defunti che sono nel purgatorio. E la Madonna dice, ma noi se vogliamo lo possiamo provare, provate anche voi. Molte volte, lo dicevo anche giovedì scorso, provate a pregare per queste anime, salvare qualche anima, portarla fuori dal purgatorio, fare di tutto per aiutarla. Pensate cosa avrete da questa anima voi, come interverranno queste anime del purgatorio che possono intervenire solo per i vivi, solo per noi, solo per quelli che amano e non possono più intervenire per loro. È una grande cosa che dobbiamo capire, dobbiamo sapere e dobbiamo credere. Le anime del purgatorio possono fare molto per noi. Se noi faremo molto per loro, loro ancora più ci aiuteranno. E le cose che dobbiamo fare le sappiamo, l'abbiamo detto. Ecco, ascoltare, far celebrare delle sante messe per loro è la cosa più grande, la preghiera più grande e l'invito più grande che fa anche Maria. Poi la via Cruci è molto importante. La via Cruci è una cosa che rallegra il cuore delle nostre anime defunte quando la facciamo per loro. E la via Cruci, anche questa è la possibilità di portare molte anime nel cielo, molte anime verso il paradiso. E poi Santo Rosario, sappiamo che sono i misteri della vita di Gesù, i misteri della nostra fede. Vengono spiegati questi misteri con l'aiuto di 50 Ave Marie, ogni Santo Rosario, in ogni parte del Santo Rosario che noi recitiamo. E questo, se lo facciamo per i nostri fratelli defunti, è molto grande, è molto importante. Faremo insieme allora adesso, chiudendo questa nostra chiacchierata fatta stamattina, una preghiera per i nostri fratelli defunti. Diciamo, ricordiamo in quest'ora di preghiera tutte le persone che ci hanno preceduti nell'incontro con il Padre, e in particolare preghiamo per i defunti che nessuno ricorda. E diciamo, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato Gesù Cristo, e arrivederci e risentirci a tutti.